Le vittime delle dittature ricordate nel Giardino dei Giusti a Milano si aggiungono altri nomi. Da Neda, la studentessa iraniana uccisa durante una manifestazione a Teheran, a Vasily Grossman, che fu perseguitato dal regime sovietico. Il Giardino dei Giusti a Milano vuol ricordare tutti coloro che hanno permesso di salvare delle vite nei tempi bui delle dittature, non solo quella nazifascista che ha sterminato milioni di ebrei, ma anche quelle che reprimono i diritti umani nel XXI secolo, come il regime iraniano in cui ha trovato la morte Neda Soltan, divenuta simbolo della rivolta studentesca di Teheran. Noi ricorderemo appunto Neda perché vogliamo legare questo tema della memoria alle persone che oggi nel tempo presente lottano per la dignità dell'uomo. Tra i nuovi giusti di quest'anno anche Vasily Grossman, perseguitato dal regime sovietico per aver osato paragonare nazismo e stalinismo. Al convegno era presente il suo figlio adottivo. Mio padre era una persona modesta, ci ha detto, si sarebbe sorpreso di tanto onore. Gli altri quattro sono Merkel Edelman, protagonista della rivolta nel ghetto di Varsavia, Guelfo Zamboni, il console italiano di Salonicco che salvò centinaia di ebrei, Giacomo Gorrini, che si adoperò per salvare gli armeni, ed Enrico Calamai, il diplomatico che nell'Argentina di Vileda aiutò centinaia di persone che rischiavano di diventare, come decine di migliaia di loro compatrioti, desaparecidos. Un palazzo